Torna ancora una volta in angoli l'appuntamento con la salute dei nostri cittadini e quindi con ASST. L'Ariana con un tema che è davvero di grandissima attualità perché proprio da ieri 4 novembre è partita la nuova campagna per la vaccinazione anti-influenzale. Quindi per conoscere i dettagli, naturalmente come ogni volta abbiamo degli ospiti qui con noi. Io saluto e ringrazio il direttore della struttura complessa vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive, il dottor Biagio Santoro. Grazie, ben ritrovato. Grazie, ben trovata. Grazie. In collegamento in finestra invece ritrovo coordinatore pediatri di famiglia il dottor Massimo Branca, ben ritrovato anche a lei e grazie. Grazie a voi dell'invito. Grazie, quindi dicevamo un momento dell'anno sempre importante che va anche come dire motivato, è importante avvicinarsi alle vaccinazioni, questo sicuramente è il periodo giusto perché come ricordavo proprio ieri 4 novembre è partita questa nuova campagna. Allora innanzitutto come ci si prenota per ricevere la vaccinazione? Allora una piccola precisazione, la campagna è già iniziata nel mese di ottobre, dei primi di ottobre, essendo stata riservata in questo periodo ai soggetti più vulnerabili, quindi i fragili, certo. Oltre a 60 anni, i bambini, le donne gravide, gli operatori sanitari, addetti alle attività di pubblica importanza. Coloro che sono più esposti, così riassumere. Quindi, e infatti c'è già un grosso numero di vaccinazioni già in atto. Dal giorno 4 di novembre è partita la vaccinazione universale, cioè rivolta a tutti. A tutti quanti. A tutti, quindi chiunque, qualsiasi fascia d'età, può prenotarsi. Ecco, la prenotazione appunto avviene su Prenota Salute, che è un link della regione, un portale della regione dove si può tranquillamente collegare. E ecco, la regia ci supporta proprio con questa indicazione, ecco, si visita il portale e lì è possibile prenotarsi. E si prenota tranquillamente nelle varie opzioni che si possono avere. Cioè la vaccinazione può essere fatta logicamente per quanto riguarda il Pronto Salute, sia nelle farmacie aperte al pubblico che hanno aderito alla campagna vaccinale o nei centri vaccinali che gestiamo noi a livello di SST, mentre i medici di medicina generale diciamo, i loro appuntamenti li gestiscono direttamente con i loro pazienti. Quindi diciamo che questo è un canale preferenziale o l'unico canale possibile per prenotare? Che è l'unico canale per poter effettuare la prenotazione. Certo, perfetto, ma detto questo, naturalmente ci si prenota, ma cerchiamo anche di far comprendere a tutti i cittadini perché è importante vaccinarsi. Beh, è importante vaccinarsi, allora soprattutto i soggetti a rischio, abbiamo già detto prima, serve per evitare che questa influenza, che ahimè abbiamo visto già nell'emisfero australe che c'è stato, quindi che ci anticipa sempre un po' le caratteristiche, quest'anno vero? Ha una particolare virulenza, cioè una particolare diciamo importanza. Sarà aggressiva? È un po' più aggressiva sicuramente a quelle che sono state gli anni scorsi, quindi a maggior ragione soprattutto i soggetti che sono a rischio, perché fragili, i bambini, poi dopo ne parlerà il certo, collega. Ne parliamo poi con il dottor tutti Branca. Quelli che hanno patologie, ma anche per dire i caregiver, cioè le persone che curano persone con patologia o con fragilità, certo. È importante vaccinarsi perché logicamente si evita la comparsa di questo tipo di influenza. Poi può subentrare una sindrome parainfluenzale che non c'entra con questo, perché molte volte si dice mi sono vaccinato, ho preso lo stesso la febbre, ma sono due cose diverse. E quindi diamo un chiarimento anche in questo ecco, senso. Perché, questo è virus, questo H3N2 eccetera, che sono i due virus, adesso non andiamo troppo nello specifico. Per i quali esiste questo vaccino tetravalente in genere che copre tutte queste varianti. Logicamente i virus in giro ci sono anche altri e che possono creare delle sindrome simili influenzali, per i quali, ecco, giusto per possiamo comunque possiamo incappare però in questa situazione. L'importante è che in questo caso il virus influenzale, che è quello che dicevo prima, ha dato un po' di problemi nell'altro emisfero e quindi è importante prevenire quindi questa malattia, perché soprattutto nei progetti fragili può portare poi a conseguenze anche pericolose. Più spiacevoli, più drammatiche, nella peggiore delle ipotesi. Bene, allora andiamo anche dal dottor
Branca, come dicevo, in veste di coordinatore dei pediatri di famiglia, per avere qualche invece precisazione per quanto riguarda i più piccoli. Allora, come ci diceva Santoro, parte questa campagna aperta a tutti, quindi insomma le categorie sono tutte invitate ad avvicinarsi alla vaccinazione. Ci sono anche i bambini. Perché avvicinarli appunto alla vaccinazione? Ma per due ordini di motivi. Il primo è che anche tra i bambini, ovviamente meno che tra gli adulti, esistono i soggetti fragili. Quindi bambini che comunque sono in situazioni di patologia sulla quale un'infezione influenzale può effettivamente manifestare una complicazione. Ma forse l'effetto maggiore è il famoso effetto gregge, cioè visto che comunque il virus anti-influenzale gira in maniera importante nella popolazione pediatrica, soprattutto nei bambini tra i 5 e i 14 anni, ma anche sotto i 4 anni, vaccinare il bambino sano significa ridurre la diffusione del virus. Quindi questa è un'osservazione, tra l'altro, che, se mi consente, apre anche ad altre riflessioni, perché è vero che poi i bambini possono avvicinarsi, contrarre il virus, viverlo in prima persona, ma poi portarlo a casa, diffonderlo ai familiari, magari anche a dei familiari fragili, per esempio i nonni, per esempio, insomma, magari altre persone che potrebbero soffrire particolarmente del contagio. Quindi questa è anche una forma, come dire, di rispetto nei confronti delle altre persone che potrebbero magari avere conseguenze particolarmente negative dal contagio. Dico bene? Dice bene, direi che è l'aspetto più importante, come ha sottolineato, nel senso che proprio essendo la vaccinazione, essendo la popolazione pediatrica, diciamo il bacino nel quale l'epidemia influenzale circola più rapidamente, anche perché comunque attraverso la scolarità, insomma, i bambini hanno un contagio maggiore, curare, cioè evitare che proteggere, diciamo, vaccinare il bambino sano significa proteggere proprio l'anziano o l'anziano o comunque il fragile, convivente o meno convivente, certo. L'osservazione, dottore, voglio un po' approfondire mettendomi anche nei panni dei genitori. I bambini di fatto comunque hanno quella vivacità anche per quanto riguarda le loro difese immunitarie, che in qualche maniera dovrebbe forse, come dire, preservarli maggiormente. Però, come lei diceva, vivendo in una situazione di gregge, quindi di grande condivisione, alla fine proprio sono vettori dell'influenza piuttosto che anche di tutte le altre malattie che sono tipiche di quell'età. E quindi, ecco, perché alla fine poi sono proprio loro questi ricettori e vettori di tanti virus, tra i quali anche l'influenza, al di là che vivano in gregge, come si è detto? Ma per i motivi di cui abbiamo appena parlato, insomma, noi dobbiamo pensare a un bambino, comunque a un organismo senz'altro sano, ma che sta costruendo un po' le proprie difese e lo fa attraverso le esperienze della malattia. Cioè il bambino, comunque, anche il lattantino, anche il piccolissimo bambino nasce con delle difese che nei primi mesi sono quelle della mamma, ma che una volta perse deve necessariamente fare sue. E l'unica esperienza che il bambino ha di fare le proprie difese è attraverso la malattia, quindi il bambino si ammala per poter difendersi. In questo caso la possibilità di protezione avviene attraverso la vaccinazione del virus anti-influenzale, quindi questa è una forma di tutela, sì, del bambino, ma soprattutto, come si diceva, del soggetto fragile, che sia un adulto o un altro bambino convivente o comunque della famiglia accanto, ecco, perché poi certo. I bambini, per mille motivi, sia perché vanno a scuola insieme, sia perché ormai sono coinvolti in attività extrascolastiche che prevedono il nuoto piuttosto che il calcio, insomma, sono ovviamente esposti ad un contagio maggiore rispetto all'adulto. Tutto molto chiaro, dottor Branca. Ci diceva Santoro che in realtà c'è questo portale, ci si può prenotare
Mi pare che abbia precisato che valga anche per i bambini, è corretto? Certo. Ecco, però voglio chiedere a lei, in questo caso il contatto, magari l'interfaccia del pediatra è magari un primo passo di consultazione, via dicendo, sempre utile magari per chiarimenti, in considerazione della particolarità del bambino? Cosa consiglia ai genitori che ci stanno ascoltando? Allora, per noi è ancora più semplice, perché la prenotazione può avvenire direttamente nello studio del pediatra per chi si è organizzato a vaccinare nel proprio ambulatorio. Quindi noi abbiamo la possibilità, raccogliendo le adesioni, di dare un'agenda e quindi di creare degli appuntamenti e vaccinare i nostri studi, così come la possibilità di vaccinare in spazi dedicati dai distretti, nelle famose case di comunità, oppure partecipando come medici vaccinatori durante le sedute di vaccino dei servizi vaccinali. Quindi c'è veramente un'ampia gamma di possibilità per il genitore, e il contatto diretto con noi è quello che generalmente facilita il percorso di vaccinazione. Certo, in battuta conclusiva poi torno da Santoro per chiudere. Ai bambini interessa la vaccinazione contro il Covid oppure ci fermiamo all'antinfluenzale? Direi che ci fermiamo all'antinfluenzale. Ok, la ringrazio. Santoro, siamo davvero in chiusura. Così come sì, i pediatri possono essere la prima interfaccia, anche il medico di medicina generale può essere una prima interfaccia invece per gli adulti, comunque per chiarimenti e via dicendo? Assolutamente sì, anzi è il medico che ha la gestione di salute del proprio paziente, quindi anche la vaccinazione come atto di prevenzione è fondamentale che venga proposta ed è anche effettuata con molta collaborazione dei medici di medicina generale. Certo. E che lo stanno facendo anche in modo molto importante in questo momento. Battuta conclusiva per quanto riguarda gli adulti, invece la combinazione di vaccinazione contro l'influenza e contro il Covid è consigliata e possibilmente ricevibile in un'unica soluzione? Assolutamente sì, anche in questo caso in genere viene proposta come co-somministrazione, come anche addirittura nelle certe persone più anziane, eccetera, viene proposto anche altri vaccini come anti-herpes zoster, antipapilloma virus, pneumococco. Per proprio questa campagna di utilizzare ogni occasione perché mi permetto solo di dire un'ultima cosa: vaccinare anche chi non è a rischio è importante perché tutelano, come diceva prima il collega, aumenta la copertura di gregge, cioè più persone si vaccinano, meno il virus circola e quindi proteggono anche come atto altruistico nei confronti degli altri. Di responsabilità sociale. Naturalmente sì. Grazie al dottor Biagio Santoro, grazie al dottor Massimo Branca collegato con noi. Buon lavoro a tutti voi e grazie come sempre a SST Lariana. Grazie. Grazie anche a voi che mi avete seguita. La mail prima di salutarci, sempre angoli@espansionetv.it, rimane a vostra disposizione. Con voi torno domani alle 19. Tra poco passo la linea ai colleghi della nostra informazione.